tu e la tua squadra. Porcana. Giustizia per Gilbert, siete stati vergognosi. Non posso fare tutto io qua, dai. Cioè io riesco a muoverlo, però sento dolore dentro. La gente come noi non mola mai. Però fai più bella figura se stai zitto. Quando manca il rispetto, manca tutto. Benvenuti Pockers alla Got League Summer Cup. Il sogno si sta per realizzare. L'Italia finalmente non ha più una Lega che è la Serie A, ormai sotto scacco dell'Inghilterra. L'Italia ha una sua posizione nel mondo. L'Italia di Internet against Europe. E anche superiori ad oggi già dell'Under 21. No, non ti siamo, non ti siamo. Il Mondiale. E benvenuti ragazzi alla Got League Summer Cup. Ho cercato di formare una squadra in cui prima di tutto fare spogliatoio e non fare i fenomeni. Tipo Sespo. Fanculo Masseo, è l'anticalcio. No, non è vero, ti voglio bene Masseo, quando vuoi puoi toccare questa. Non lo so, no, non mi espongo su questo argomento. Siamo super fiduciosi della squadra, si sta componendo adesso, manca il nostro presidente. Questa cosa mi fa incazzare di brutto. Siamo passati alla birra, mister. Non me li fanno più gli spritz. Ma sotto di un gol, secondo me non è complicata. Io vorrei ricordare che è stato definito il nuovo Pep Guardiola. La parte opposta. Ma che fa Panetti? Inquadratolo Pep Panetti. Mario si sta un po' lamentando durante la... Giustizia per Gilbert, siete stati vergognosi. Gilbert non è campione del mondo in palleggi con la testa... Guarda, siamo prontissimi, un po' di ritardo, però è per mettere un po' di hype al presidente che non vedo l'ora di scendere in campo. Dai, anche lui. E mi stanno a menare, quindi me ne devo andare. E poi vi voglio far vedere un dettaglio non da poco. L'asciugamanino in caso di pezzata durante la telecronaca. Allora ragazzi, stiamo facendo un giro del campo. L'altro general manager sta... Una sigaretta! Sta preparando. Sensazione per la prima partita, così? Succhiami in costa. Vi fidate di me, ragazzi? Vi stupiremo. Quanti gol? Non lo so. Quanti hot dog, no? Quanti gol? Rimanga tra noi, solo tra me e voi. La nostra è l'unica, non solo se la più forte, ma è l'unica squadra di calcio. Ma è l'unica squadra di calcio. Mette a sedere tutti con la suona. Ma voi pensate che io sono Angelo Peruzzi? Fai sei una sedia, sei. Sono appena arrivati tutti, sono qua da un'ora da solo. Sono... E il press dove? Il press col mister arrivano alle 4. Sì! Siamo carichi, siamo qua per vincere, non faremo prigionieri. Attenzione ragazzi, perché c'è Zpull dietro. Sta trattando ZV Chris LaWey a Pitbull a mo' di Chris LaWey. Io mi sto partire. Sai che ho pensato la stessa cosa? Siamo qua per vincere, siamo qua per vincere. Andrea, per favore. Siamo caldi, siamo pronti, vinciamo il torneo. Occhio all'allenatore esonerato subito. Cucina 1, Blanco 7. È stato un piacere. Questo è il primo esonero del campionato. Enerix è fuori. Questo badge me lo sono fatto da solo perché la Lega non me l'ha fatto. Ma guarda, io sono qui per abbassare il livello. Poco carico quando capito. Ma questo è criminale. Ci sta, ma questo è criminale, ragazzi. Ciao ragazzi, allora io sono venuto qua a osservare la Got League, vediamo se vale la pena comprarla o no. Arrivano i tre fischi, i Red Lock battono la Fucina 5-4. Volevo dirvi due notizie. I Red Lock, prima notizia, i Red Lock hanno vinto la prima partita dell'esordio della Got League. Però prima piangevi un po' di più quando non stai vincendo, sentivo Enerix piangeva un po' di più. Mario, ragazzi, sul pareggio hanno pianto in una maniera clamorosa. Ragazzi, questa è una partita clamorosa. Bar. Pagliacci. Seconda notizia, la Fucina cambia nome, Picci e i Pagliacci. Il grande rispetto per Bomber Picci, se non fosse per lui manco qua eravamo. Allora, siamo qua con il Bomber dei Bomber, venga qua, com'è? Grazie Pancio per l'invito. Lo conosci il Bomber? Piacere. Pochi gol, oggi. Picci. Con il numero 9, il destro! Parte la rincorsa, con il destro! Attenzione però, parte il destro! Ho detto adesso mi devo sfogare con qualcuno, me la so preso con la traversa. Ma è la fortuna che... Quando uno tira così lascia stare la fortuna. Atletico al bar per un motivo, cioè non è che... Tutto reale ragazzi,
apertura live. Questo allenatore li tratta bene i suoi giocatori, li tratta molto bene. Si sta inventando qualcosa, sta facendo entrare qualcuno, attenzione, attenzione. Tiri bocchi, perché... il tir. C'è molta competizione, si vede, le squadre sono molto equilibrate, mi piace perché c'è impegno. Studiando gli avversari, così sembra. Ma posso approcciarti, scusami? No, 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 braccino, scusami. Ciao. Sto facendo una cultura, sto vedendo il livello e perché no, mi quindi forse vediamo, per il campionato vediamo ottobre, okay. Sono sul mercato, voglioso, pieno di passione e ancora in forma. Io l'ho detto agli altri presidenti, io a differenza loro non cerco gloria, però un tiro in ciabatte. Domenico Manfredi contro Sergei. Domenico Manfredi, Domenico Manfredi, che porta avanti il treno della cucina. Ci crede. Grande evento, gran torneo, prima tappa, ci stiamo conoscendo in campo, riscaldamento della Oregon FC, l'obiettivo è solamente uno, è quello di vincere, lo sapete, è quello che vogliamo. Ciao, ma siamo in live. Fa molto molto caldo, però GG, io la vedo positiva, cioè guardate, guardate le facce di tutti i miei compagni di squadra. Sono dimenticati di Ahmed, che rientra con il mancino! Ha un cuore diverso questo ragazzo! Dribbling e passaggi. Attenzione, perché non è finita, non è finita, non è finita. Brava. Questo gol, quindi? Fortuna. Solo fortuna. Questa ciliegina sulla torta mi ha fatto letteralmente. Zeta, Zeta, rimani un attimo. Che devo... privato. Perché giustamente un capospettatore per chi non sa giocare a calcio deve trovare. Stiamo dicendo, raga, guarda quanti tiri mi hanno fatto in qua, dentro lo specchio. Dai, stiamo dicendo. Sono teso, posso dirlo, sono teso. Sono teso. Ah, tremo. Penguin contro Faina. Ah, ma questa è una sfida vera. È una sfida clamorosa. La sfida delle sfide dei tipster. Faina si gira dall'altra parte. Il Penguin lo sfotta, attenzione. Sì. Ma che è? No! Le squadre sono complicate, non sarà facile vincere, ma siamo pronti alla guerra e andremo in guerra per vincere. Che vuoi? Press, è arrivato in ritardo. Non è vero. Mi hanno detto l'orario questo e sono venuto questo orario. Guarda, spero solo che non esca il rigore presidenziale perché il presidente... Forse lo batterò io con queste, guarda. È l'unica. Rigore presidenziale, no. Ma il presidente, ma non posso dire. No, il presidente infortunato, per cui il mister con il sigaro. No, ma questo è lo show, eh? Mamma mia, la classe. Scalzo. Il mister Chiaramonte. E non voglio associare la mia immagine a questo momento. Questo possiamo dire che è un derby. Guardate, punto. La faccia di Rosso. Questo nel girone blu è tutto aperto, ovviamente. Ah, non ha dato la mano a Simone. Non ha dato la mano. Finalmente un bel gesto. Questa Gotti. Guarda che faccia da guerra. Il Rosso, ragazzi, è in missione. Prova il Rosso, lo casiamo. Ce ne ha due. Lo casiamo, ne ha due e perde palla. Dai, ha anche fatto finta di farsi male. Dai. Attenzione però, perché c'è il Rosso a terra. E si dirige verso il Rosso, che forse è fatto davvero male al polso, ragazzi. Però si è fatto male veramente, eh. È durata tanto la vendetta del Rosso. 3 minuti e 20 ed è già a terra. Ma io sento dolore. Cioè io riesco a muoverlo, però sento dolore dentro. Ascolta, è anche mia responsabilità, per me non puoi giocare. No, 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 no. Finisce qua. Outsider 2, Atletico al bar 3. No, bullizzato il Rosso. Queste no. Sono le scene che fanno no. Bene al finalmente calcio. Stiamo parlando di pizza. Differenza tra Spontini e la pizza romana. Spontini è come gli avversari, grossi, pieni d'olio. Noi invece siamo la pizza romana. Croccariesca. Croccanti. Vedi, come croccante. Io sono croccante, provami. Sono agile. Provami, piccola. Dai, mi hanno detto che oggi è un giorno importante. Sto male, non ci voglio pensare oggi. Si attaccheranno al chiodo oggi. Madonna, bisciamo. Si ritira con il record di presenze per un portiere alla Got League, ben 3. Erfaina, zio d'onore, 3 volte grazie quindi per Erfaina. Lascia il calcio dopo 3 partite. Un ragazzo che ha dato tanto al paese. Un'emozione, Pancio, tu lo sai, tu l'hai sempre saputo. Perché noi ci siamo ancora. Vabbè, okay, ci siamo ancora. Ma che fa? C'è la TV! Ah. No. Io offro oggi davanti a tutti voi la panchina della fucina a Damiano Erfaini. No, incredibile! Accetto! Oh mister, sento la pressione, ma abituato a calcare questi campi da anni non sarà un problema gestire 12-13 elementi. Questa squadra ci crede, questa squadra è una squadra semplicemente, meravigliosamente sontuosa. Arrivederci.
Io mi ispiro molto a Massimiliano Allegri. Il primo nome sulla lista, lo dico, Alessio Cerci, arrivederci. Attenzione! Aspettate perché Bangal è solo. Bangal è solo! Eccolo! Il gioiello del Mozambico! Per adesso siamo molto contenti, siamo una bella squadra. Ora arrivano le parti più difficili, ovvero la semifinale, che poi è un po' un dentro fuori. Lo so, dico tutti che la squadra di ZV è quella più forte. Sta fascia dura? L'ho fatta al medico, che nel mentre si faceva ancora la birretta, Vedo una bottiglia di birra. Allora, andiamo dagli allenatori. Ma il dottore che avete chiamato, chi è? Penso che sia deodorante. Ma che dottore avete scelto, ragazzi? Ma è un dottore, dove siamo sicuri? Ma no, penso che lavori con Chianese. Eccolo lì. Al peperoncino. Ma medico, con lo curi, non è che gli va a mettere la mozzarella nelle calze. Ma non l'ha neanche rotto, se lo deve fare Sergei. Lo guarda il dottore, sta imparando, è giovane il ragazzo, si farà. Ma c'è un po' di traumatologia, però. Sì, ma non ridegli in faccia. Com'è, do vale out? No spoiler, lo vedrete dopo. Quello che faccio io è che so far meglio il content. Quindi ho preparato già l'esonero di Valerio Mazzei. Valerio Mazzei non è più il mio mister. Perché ha un cassonetto? Cosa sta facendo? Incazzatissimo, lo vedo. Sono i contratti dei giocatori? Vediamo. Io non ho idea. Vale out. Vi presento l'esonero più veloce della Got League. E infatti ecco a voi il nuovo allenatore dell'Atletico. Al bar! Ma chi è? Fantastico! Buonasera! Di cui uno è Panina. Fallo, arbitro! Forse c'è stato un fallo di reazione? Guarda come sta fingendo! Guarda Panina, cosa ho fatto? Mi ha staccato un piede, ma fa molto ridere. C'è il medico, c'è il medico. Che Gabriel Lopez si sia fatto male e il suo presidente ride. Sì. Aia, infortunio che sembra serio. Tu e la tua squadra! Tu e la tua squadra! No, ma devi per forza andare a fare una radiografia, oggi non può. Non ce la vedi? Come dice Gilbert, la gente come noi non molla mai. La gente come noi non molla mai. Vai nelle... Oddio Gilbert! Superato. Oddio Gilbert! Commette fallo! È rosso! È rosso! No, no. È un cartellino rosso. Attenzione, come cartellino rosso? È rosso, adesso che si fa? È porta vuota. Io direi cartellino rosso per 30 secondi. E shot out. Scusatemi, se è rosso fuori area non può essere rigore. Che cazzo c'entra lo shot out? Scusatemi. No, non è rigore, perdonami. Hanno detto shot out. Va bene, due vantaggi a voi va bene. Questa era la drada unica, Bravo, direttore sportivo. Allora, così però è contro il regolamento. Ascolta, direttore sportivo, non è che sono obbligato a parlare con te. Però, sei? Questi devono avere rispetto. Perché io vengo qua per divertirmi, non per vedere. Sono d'accordo con te. Qui ognuno chi parla dice la sua. E te Giovanotto, se vuoi parlare con me ti presento. Io ho 46 primo. Anni. No, no, e te me ne frega a me quanti anni hai. Tutto mi ha chiesto documenti. Però fai più bella figura se stessi. Attenzione, pesantissima situazione. Ragazzi, non siamo in democrazia, siete le squadre più scarse e testiamo con voi. Possiamo dire una cosa? Ma che questa clip qua, se non ci fosse stato Ciccio a montarla, ma una persona normale che aveva gusto, mettevi tutta la parte come è stata fatta. Perché praticamente ci ha preso la risolina, raga. Sì, sentivo paperissima. Sai che in questa giornata così a me. Sai anche che in queste giornate di caldo non riesco. A Chiella che la usiamo per un video. Ti dico che secondo me riesce ad andare a letto più Chris Laway che Simone Berlini. Bot League. Prova Simo. Berlini. Attenzione, brutto fallo. Prova questo. Berlini. È brutto fallo. Arriva al top. Andiamo a vedere. Palla, no, ha girato il ritardo. Ma un altro. Guarda il rosso, vabbè, ragazzi. Ma rosso è una merda. Porca puttana. Ed è anche fallo, ascolta, anche fischiata. Va bene, Sergio, va bene. L'altra caviglia? Sì. Fatemi vedere la partita. Parte la corsa. Che giocatore! Che giocatore! Frattino, Frattino! In faccia! Frattino! In faccia a ZV, la sua esultanza! Frattino! Io non l'avevo detto! L'aveva detto! L'aveva detto! Guarda la tua esultanza! Occhio a Sergio! Occhio a Sergio! Sergio Cruz! Adesso. È qua che gli uomini rimangono alla God League e i TikToker tornano a fare i video dove ballano. E quindi l'Atletico al bar viene eliminato dagli Eternals di ZV. Sapete cosa ci facciamo adesso? Ci facciamo un bel TikTok, raga. Ci facciamo un bel TikTok, raga. La dirigo la mia squadra. Un bel
offro io. Si è calmo. Avete provato? Ci avete fatto l'esultanza? Vi siete giocati la vostra partita della vita? Ma adesso ve ne potete andare a casa. Dov'è che se ne possono andare? Possono andare a fare i balletti di TikTok, possono andare. Ragnar mi ha detto di andare a fare TikTok, come gli rispondiamo? Non rispondiamo. Rispondiamo semplicemente con... questa era semplicemente una prova. Col vero e proprio campionato ci pensiamo noi. Mi fa molto piacere che ZV mi abbia ricordato che devo tornare a fare i balletti di TikTok. Però io lo invito a fare un po' di content, un po' di visual da solo. Andate a fare TikTok, giusto così? Giusto, ragazzi. Andate a ballare, adesso possono, hanno il tempo per farlo. Io rispetto solo Redlock e Blancos. Quando manca, il rispetto, manca tutto. Lo scugnizzo apre il piattone. Lo scugnizzo di Napoli. Simone Aued Pacello. Dai, De Ghi, non posso fare tutto io qua, dai. Tutto io devo fare qua. Adesso Riccardo. Ma che ha fatto? Che giocatore. Ma che ha fatto Dose? Cosa fai, vlog? Non so come ho fatto, amici. Sono morto, ma ho fatto gol. L'importante è quello. Una carriera rovinata da questa pagliacciata. Mi è concesso tutto. Aspetta che abbiamo un rivoltoso. La faccio annullare questa partita. Ma perché? A costo di rimanere qua in campo e accamparmi qua. È una lotta tra ragazzi, presidenti. Siamo in ritardo, che dopo c'è una partita di over 40. Detto dai. Posso dire che fino adesso avevamo fatto schifo, ma ci stiamo superando. I Blancos quindi sono la prima finalista della Goat League Cup. Non vinciamo niente. Oddio, ben Ronaldo. Sì. Chi vince? Blanco. Chi vince? Blanco. Finale siamo riusciti in sette, abbiamo arrancando qualcosa. Adesso ce la giochiamo, cosa dobbiamo fare? Triplice fischio, quindi la finale della Goat League sarà tra Red Lock e Blancos. Ci spieghi un po' la finale del terzo posto? È una sorta di Takeshi's Castle. La gara di parte. Guarda come pompano, Fratino, è partito Benavidez, è partito anche Fichè. Vediamo il photo finish. Se sbaglia Fratino è fuori. Parte il numero 10 di nuovo, è sempre lì. Vediamo il numero 9 degli Oragon, che va a casa. Chi non segna non va a giocarsi la finale per il terzo posto. Esce parzialmente. La tocca ma non basta. Il Penguin Chianese. E lo sbaglia. Eloci, che prova ad andare avanti. Cosa ha fatto Fratino? Profumino! Che arriva prima a tre gol. Ah, a tre gol, ok. Fratino qua un po' tenero. Bravo, invece. Fratino! Bravi! Fichera che riceve palla in questo momento. Ha la possibilità di colpire sfiga, palo. Poi Ragnar, attenzione, ma palo. No, Ragnar! Occhio a Fratino! Fratino alla Bangal. Fratino! Profumino, che ha fatto? C'è il numero 10 sulla linea di porta. Deve rientrare, no, bene. Bravo! Perché no, fiche? Perché occhio, vai, Fratino! Fratino! Oddio! Occhio, Profumino! Oddio, palo! Profumino! Ed è terzo posto! Mentale! Ma perché? Ma perché Fratino, eccolo là! Che fai balletti in faccia a ZV! Andrea, balletto! Cammina! Per fortuna facciamo non c'è pagliaccio, ZV, pagliaccio. Ti aspetto su TikTok, ti aspetto. Noi terzi, grazie ragazzi, a presto. A settembre ci rivediamo col trofeo. Faccio un ballo, Fene, faccio. Vai, Fene. Siamo arrivati alla fine. Sì, sono il vincitore di questa Goat League. Ragazzi, questa voi non la vedete mica. Mamma mia. Mamma bellissima. Mia. Come l'appoggia lui. Siamo tesissimi e preoccupatissimi, però le motivazioni non ci mancano. Abbiamo 9 giocatori senza 6 gambe. Ah, mi chiamo. Silenzio stampa. Posso darti uno Juve merda se vuoi. Juve merda sempre. Oh mio Dio, la fiaccola del potere. È un capolavoro. Mamma mia! Una buonasera dalla finalissima della Goat League. E Blancos contro Red Lock. Attenzione, ed è proprio il falco. Dovrebbe essere lui. Vai, pace tuo. Beh, no, lui è solito. In Champions l'hanno preso. Allora, ho sempre fatto invasioni di campo per motivi umanitari. Pancio libero. 40 ore di diretta senza pausa. Grazie, mangiare, grazie, un fratello. Vamo! Vamo!
Vamos ancora! Sium! Ma come King Ash? Ma se lo finisce! I Red Lock sono campioni della Got League! Vai, 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 no. Meritato loro, bravissimi, fortissimi e noi stanchissimi. Campione, campione, ole, ole, ole. Sono contentissimo dei miei giocatori, sempre uniti, bravi, si sono comportati molto bene, hanno gestito bene la partita, devastante. La vita si vince e si perde, oggi non è toccata a noi. Intanto colleghiamoci con Piazza Duomo, che mi dicono essere piena, bandiere rosso-nere del Red Lock. Mi sa che non fatti tanti, però l'importante era vincere, dai, sono contento per i ragazzi. 15 gol saranno difficili da battere, quindi vediamo il prossimo. Ok, saluto tattico. Balletto tattico, saltello tattico. Basta, vecchio, andiamo a fumare. No.